Bentrovati. Questa sera per la chiacchierata abbiamo già niente poco di meno che Giampaolo Scura, che, ed è una cosa che mi fa davvero piacere, no, così è troppo formale come inizio, ricomincio. Giampaolo Scura, in persona, gli hanno detto adesso che sembra un sound designer, in persona un modo di essere fotografi che a mio avviso davvero è paradigmatico della professionalità attuale, perché è l'esempio vivente, è anche un bel esempio vivente, di come essere professionisti sapendo di fotografia, sapendo tecnicamente, sapendo anche espressivamente muoversi come fotografi, è solamente una parte del lavoro, l'inizio del lavoro, o forse la parte, no, forse non è l'inizio, è la parte che viene dopo. La parte più importante, la parte più sostanziosa, più sostanziale, quella su cui si fonda l'attività di un professionista adesso, già che, e ormai siamo stufi di dircelo, ma fatemelo dire di nuovo perché così vi stufo un altro pochino, già che la competenza fotografica in sé per sé ormai non è differenziante perché il mondo intero ha una discreta competenza fotografica, dicevo, l'elemento realmente trainante in una figura professionale è l'attingere a un amore professionale, a una competenza, a una conoscenza che non sia quella fotografica, ma altra, in cui la capacità fotografica viene poi travasata, oppure con la quale si genera una sinergia. Lungo giro di parole per dire che di Giampaolo e della sua relativamente strabiliante carriera e attività attuale, l'elemento, uno degli elementi fondanti, poi dopo sarà lui a parlare, non io, grazie al cielo, per voi, ma uno degli elementi fondanti lo si vede proprio nell'amore per la moda, la competenza per la moda, l'amore per i vestiti, l'amore per quello che la fotografia di moda vuole raccontare. Molto spesso capita di incontrare persone che vogliono fare il fotografo di guerra, ma del disagio in guerra non sanno niente e non desiderano avere a che fare, vogliono fare i fotografi. Oppure il fotografo di moda, che però non ha la più pallida idea di quale sia la tendenza del momento o la collezione di uno stilista, ma in generale non ha una pallida idea della moda, ma la vorrebbe raccontare perché ha l'idea che sia cosa figa essere fotografi di moda, e così via per ciascun settore. Non si può essere fotografo di sport se non si è vissuto, se non si vive in qualche maniera da dentro, con competenza, quella cosa che si va raccontando. Giampaolo cresce con l'amore per la moda, e poi, siccome faccio parlare te, lo racconti tu. E da lì poi, a cascata, si srotola l'esperienza professionale e la favola professionale di Giampaolo, che però ha tanti elementi che sono individuabili e clonabili a modi di strumento, di consiglio, di lavoro. Ora temo che io starò zitto e temo che debba parlare tu. Starò zitto per poco. Ciao a tutti, piacere. Premetto che sono timido, quindi parlerò pochissimo. Aspetto che voi facciate delle domande, io magari rispondo a tutti i vostri, le vostre curiosità, i dubbi. Allora, come raccontava Roberto, io, come voi, non ho studiato fotografia, o non ho studiato moda, ho fatto architettura al Politecnico, però sempre con il desiderio di aver voluto studiare moda o design, però i miei genitori mi hanno detto fai architettura perché la moda, la fotografia non servono a niente. Allora io ho iniziato a fare architettura. Dopo aver studiato 5 anni ho comunque coltivato in questi anni la mia passione e ho fatto dei test, ho fatto delle fotografie di reportage per strada, fotografavo i miei amici, avevo sempre la macchina fotografica dietro e cercavo di far foto il più possibile, facendo 1000 schifezze. Cioè non era niente bello quello che veniva fuori all'inizio, però io ero entusiasta, mi gasavo, ero contento.
Dopo ho studiato un anno a Berlino, sempre per architettura, e lì in Germania si studia molto poco rispetto al Politecnico di Milano, quindi avevo un sacco di tempo libero, e lì ho avuto proprio il tempo di fotografare, di fare fotografia più che architettura. Poi c'erano anche tanti esami che si utilizzava la fotografia, quindi per me era anche vantaggioso perché ero già abbastanza bravo a fotografare. Quando sono ritornato da Berlino, quindi dopo 5 anni di architettura, ho deciso di mollare completamente l'architettura e dedicarmi alla fotografia, iniziando a fare dei test, che è un po' l'inizio che fanno tutti i fotografi, perché questo ti dà la possibilità di conoscere, di approcciare la moda in modo facile, semplice, perché basta rivolgersi ad un'agenzia di moda e chiedere se ci sono delle ragazze e dei ragazzi disponibili per fare dei test, e questo inizi ad avvicinarti sempre più alla fotografia di moda, perché hai finalmente davanti un soggetto che ti permette di un po', ti permette di raccontare un po' quello che è la tua visione della moda. Quindi poi mi ricordo che io facevo questi test con una mia amica che studiava architettura con me, che lei faceva la stylist, la truccatrice, la parrucchiera e la mia assistente, perché giustamente quando inizi non ci sono soldi per fare tutto questo. Mi ricordo che avevamo 300.000 lire, ci davano le agenzie 300.000 lire, io con queste 300.000 lire dovevo fare tutto il test e poi gli dovevo dare anche 10 stampe. Quindi era impossibile. Quindi questa mia amica usava tutti i suoi vestiti, i suoi trucchi, e assieme facevamo queste immagini, questi test, che erano... ne eravamo super entusiasti di tutto questo lavoro, perché finalmente riusciamo a vedere delle fotografie di moda, no? Per noi era moda, oggi riguardarle erano degli obbrobri, però era, come dire, il modo per iniziare a fare questo lavoro. Quindi test dopo test, ho fatto tipo 2 anni di test, a un certo punto ho anche chiesto di darmi un pelino più di soldi, perché volevo avere più persone per lavorare, perché questa mia amica non era così capace, no? Quindi ho iniziato ad avere un truccatore un po' più bravo, un parrucchiere un po' più bravo, potevamo noleggiare dei vestiti da dei negozi vintage, perché nessuno stilista, nessuno showroom ti dava dei vestiti, e quindi col tempo siamo diventati un po' più bravi, sempre siamo cresciuti. E quindi dopo un po' ho messo assieme una trentina di immagini che erano il mio primo portfolio, che è quello che poi serve per far vedere a dei clienti o ad un giornale, per far capire un po' quello che tu sei in grado di fare. Mi ricordo che a quel tempo io avevo di ogni in questo book, c'era luce naturale, luce finta, mosso, sfocato, c'era un insieme di un insalatone di immagini che era un po' l'entusiasmo che avevo, era la voglia di voler fare qualcosa, però senza sapere in realtà cosa fosse il mio punto di vista. Era un po' sempre un esperimento, no? Serve, sbagliando si impara, no? Mi ricordo che c'era un mio amico che faceva lo stylist da Glamour, che al tempo Glamour era ancora grande, non era piccolo, e nella parte finale facevano sempre queste rubriche, credo facciano ancora oggi, dove però in ogni pagina mettevano 6 foto. Quindi voi immaginate, era una foto, era piccola così, in un giornale. E mi dice: vuoi provare a fare una rubrica con me? Io gli dico: eh sì, che ho voglia, cioè, che figata. E da quella volta ho iniziato a fare una rubrica per il Glamour, e che poi da una foto più piccola è diventata un po' più grande, cioè vuol dire che il mio lavoro stava iniziando a piacere, e poi da lì pian piano ho continuato a lavorare sempre per il Glamour. Mai fatto editoriale, sempre le rubriche, perché comunque devi sempre iniziare da una
è una parte più meno importante, perché comunque non avevo esperienza per poter fare l'editoriale vero e proprio. E poi mi ricordo che da lì, con queste persone con cui avevo fatto la prima rubrica, mi avevano chiamato, non mi ricordo, mi sa un marchio Ruffo, non so se esiste ancora questo marchio Ruffo, è un marchio che fa la pelle, per fare un lookbook. E lì dal primo lookbook, ora non mi ricordo esattamente poi come si è evoluto tutto il processo, però da questo primo lookbook mi avevano chiamato per fare un altro, poi facevo delle press release, che erano delle immagini che servivano prima della sfilata per raccontare nei quotidiani qual era il mood della sfilata. Mi ricordo che ho fatto delle prime press release per Versace la notte prima della sfilata, quindi alle 2 della mattina ero durante il loro backstage col mio fondale, facevo queste foto che mi ritrovavo a fotografare delle top model, ma non avevo nessuna capacità, cioè ero bravino. Quindi però tu ti trovavi Carmen Cass davanti con un vestito della couture e stavi così, non riuscivi, dicevi, cacchio, come faccio? Cioè, non, perché ti emozionava, cioè, era emozionante, era bellissimo, mi ricordo quelle notti lì. Quindi press release dopo press release, piccole rubriche, piccoli cataloghi, piccoli lookbook, da lì poi col tempo tutto questo lavoro che facevo è iniziato a far parte del mio portfolio, quello dei piccoli test pian piano venivano scartati, dicevi che schifo questo, iniziavi a mettere le cose più belle, no? Ma lo faccio tutt'oggi, no? Anche servizi che ho fatto 4 anni fa, che erano per me meravigliosi, oggi dici questo lo tengo, no via, c'è questo che è meglio, no? Quindi con questo ti rendi conto che stai crescendo, che stai migliorando e che va bene, no? Vuol dire che riesce a fare sempre, si impara sempre, no? Anche quando pensi di essere arrivato, in realtà non è vero, perché c'è sempre da imparare. Quindi questo è stato un po' il processo che credo che facciano un po' tutti i fotografi. Non credo che nessuno, uscendo da una scuola di fotografia o da qualsiasi altra scuola dove impara un po' il mestiere, possa iniziare a lavorare direttamente in un giornale, a fare un editoriale, che è un po' quello che ci permette a noi fotografi di esprimerci per poi essere contattati dai marchi di moda per fare le loro pubblicità. È un po' questo tutto il come si sviluppa il nostro lavoro. Quindi bisogna avere questa voglia di fotografare la moda, avendo la passione per la moda, per riuscire a fare un po' quello che è veramente in realtà il ruolo del fotografo di moda. Quindi io consiglio sempre di essere molto interessati alla moda, di seguirla, di capire come si evolve, cosa fanno gli stilisti, cosa fanno i giovani designer, perché questo almeno a me aiuta a capire quello. La moda è un po' il passo dei tempi, no? E anche con l'immagine dobbiamo raccontare questo, quindi secondo me se un fotografo non ha la passione per la moda è meglio che faccia un altro lavoro. Sì, mi colpiva vedendo una tua intervista, tu che raccontavi, quindi penso che si possa dire, che da ragazzo, trovandoti in un paesino dove succedeva poco... No, io volevo fare lo stilista, poi volevo fare il parrucchiere. Poi volevo fare, non lo so, volevo fare qualsiasi cosa fosse legata alla moda, no? Però la mia famiglia faceva l'olio, cioè abbiamo i terreni di olive e facciamo l'olio, no? E io non mi vedevo per niente a lavorare al frantoio di mio padre, volevo per forza andare a Milano, a New York, volevo lavorare nella moda. Però, cioè anche 20 anni fa, quando poi mi sono trasferito a Milano, cioè la moda era proprio lontana. Oggi tutti possono fare la moda, tutti si sentono vicino alla moda, tutti sono blogger, tutti sono fotografi, tutti sono modelli, perché è molto più, tutti sono più vicini a questo mondo. Tanti anni fa era una roba lontanissima, dicevo ci arriverò un giorno.
Quindi è molto più, oggi è più facile, secondo me tutti gli studenti o chi vuol fare questo lavoro ha più possibilità. Quando tutti hanno di più è come se tutti avessero di meno. Però. Sì, però io ricordo che quindi io l'unica cosa per... non c'era Fashion TV, non c'era internet, non c'era un cavolo. Quindi cos'era la moda? Andare in edicola e comprarti Vogue, l'uomo Vogue, o andare... mi ricordo andavo nei negozi a Bari, perché io vivo a Fasano, che era un paesino piccolo, e quindi potevi guardare la moda nelle vetrine. C'era un po' quello che più... c'era quello... ti sentivi più vicino a queste cose qua, perché non potevi andare a vedere una sfilata, non potevi, a parte magari i libri, però ero ancora piccolino, quindi non c'avevo neanche un libro di moda. Per me la moda era le riviste, era un po' quello che vedi su Vogue, no? Vogue, l'uomo Vogue. Poi ero già partito che per me Vogue era la Bibbia, quindi io compravo solo Vogue. Marie Claire, Elle, non li aprivo neanche, cioè sono dei giornali di tutto rispetto, però... non so perché Vogue era quello che mi attirava più a livello fotografico, quindi è stato un po'... poi, mai buttare merda su queste robe, però io ho fatto anche Elle, ho fatto tantissimi giornali prima di arrivare a fare Vogue. Però era un po' così, è stato un po' così l'approccio, quando ero piccolino ho fatto così, e poi è andata come... Adesso fai Vogue Parigi, Vogue Giappone, Vogue Brasile, Vogue Spagna, Vogue Germania, non Vogue Italia, dopo ne parliamo. Vediamo qualcuna delle foto, hai voglia? Sì. Allora, queste sono le copertine di Vogue che ho fatto fino ad oggi. Ho iniziato a farle 2 anni fa. Questa è Giselle per il Vogue Brasile, che era un evento speciale, avevamo fatto 2 cover, questa e quest'altra. Qui ho litigato col direttore perché mi dice devi fare un'immagine speciale, e io allora ho detto faccio un ritratto di Giselle perché è la donna più bella del mondo, la dobbiamo fotografare. E lei era quasi incazzata con me, mi dice non si vede il cappotto di Vuitton. Ho detto scusa, come non si vede? Si vede benissimo qua. Quindi poi le ho rimandato là, quella che c'era prima, e lei è stata furba, ne ha pubblicate 2 per... fare sia contento me che Vuitton. Questa è Vogue Spagna, la Kendra. Queste sono Vogue Giappone. Le conoscete queste donne? No. Non tu. Ricordavo di averne fatte così. Vogue Giappone, Anna Dello Russo, ci racconti qualcosa di... Sono queste qua, sono quelle con i fondi bianchi. No, dicevo se ci racconti qualche cosa di come... se questa collaborazione è stata significativa, come... No, è molto significativa perché... con Anna Dello Russo io ho iniziato proprio a fotografare. Lei l'ho conosciuta perché era pugliese come me, un mio amico me l'ha presentata e mi dice, ma io studiavo ancora architettura quando l'ho conosciuta. Da dove? Qual è? Questo o questo? Potremmo anche accenderlo. Ah, non c'è. Perché mi sta in piedi? Funziona? Oh madonna, e ora mi imbarazzo però. Si sente? Sì, sì, lascio tutto. Mi prendi tutto. No, la dicevo, sì, lui mi ha chiesto com'è la collaborazione con Anna Dello Russo, spero, cioè voi sapete che è la direttrice di Vogue Giappone, è stata una grande stylist da Vogue Italia e poi è diventata anche direttore dell'Uomo Vogue e oggi è creative director di Vogue Giappone. Sì, con lei, dicevo, ho iniziato a lavorare quando ero piccolino. Ecco, e qua vi faccio vedere com'è, è sempre importante il discorso che facevo prima sulla passione della moda.
Io studiavo architettura, ma volevo far parte sempre di questo mondo e mi ricordo che un giorno la pregai per poterla assistere durante i fitting di alcune sfilate. Lei faceva lo styling per 5 sfilate, quell'anno che io ho iniziato a lavorare con lei, e facevamo sfilate di Roberto Cavalli, Trussardi, Alessandro Dell'Acqua, D&G, cioè mi ricordo, dei bellissimi marchi. E lei aveva capito che aveva un occhio per la moda e quindi lei andava ad una sfilata e io mi ritrovavo da solo alle 5 della mattina, magari nel backstage di Trussardi, a fare l'orlo e i pantaloni. Che, quindi, mi ricordo fu una sfilata tragica perché sfilavano sul pirellone dove c'era il pavimento inclinato e a un certo punto tutti gli stendini hanno iniziato a muovere. Io mi ricordo dovevo raccogliere tutti i vestiti. Comunque sì, è stato un po' così l'inizio, io assistevo lei come styling quindi, e da lei ho imparato tantissimo quello che è l'immagine, la moda. Lei mi raccontava anche come lavorava con gli altri fotografi e lei è stata una grande che ha lavorato con Helmut Newton, cioè, mi ricordo sempre questo aneddoto dove lei un giorno mi disse: io sono arrivata con 15 valigie di vestiti e Newton dopo la prima foto mi dice: Anna, facciamo altre due, ok, 3 picture is a good story. E lei è dovuta ritornarsene indietro perché non poteva dire niente a Newton che le aveva già detto che tre foto erano una bellissima storia. Quindi vabbè, mi ha raccontato un po' tutto, mi ha spiegato un po' quello che, come bisogna lavorare, come bisogna approcciare il set, quindi devo essere sempre un po', devo ringraziare quello che ho imparato, che mi ha insegnato e tutt'oggi continuiamo a lavorare, facciamo questa collaborazione per il Vogue Giappone, questa è una delle copertine che abbiamo fatto, questa è stata la mia seconda copertina con Bianca Balti che ho fatto per il Vogue Giappone. È bello perché quando lavori con degli stylist che hanno una forte, un forte punto di vista, devi sempre rispettare il loro punto di vista per avere un bel clima sul set un bel, e poi un bel risultato, perché tante volte si creano dei battibecchi o brutte tensioni, energie, però io cerco sempre che non si crei niente di tutto questo perché poi si vede nell'immagine. Ti ho sentito dire, a proposito di queste dinamiche di lavoro, che dicevi tu, in qualsiasi gruppo, in qualsiasi equipe ci sono caratteri, sì, ci sono, che possono dominare. La fotografia, cioè il set è sempre composto da, io dico sempre che la fotografia di moda è come il cinema, il buon risultato è comunque il lavoro di un team, non è solo del fotografo, ma è il bravo stylist, il bravo truccatore, il bravo parrucchiere, il bravo set designer, la produzione, che se non ti fanno funzionare bene il set succede sempre un casino, la gente che sta dietro e ascolta i tuoi bisogni, cioè tutte queste persone fanno funzionare il risultato finale, no? E ci sono dei team dove, e poi cosa principale è la modella o il modello. Il casting è sempre un 60-70% del buon risultato. Quindi è molto raro che una brutta modella possa far diventare la foto bella. Cioè è difficilissimo. Tanti sono convinti di avere queste capacità, ma io non le ho mai viste. Forse per quello scelgo sempre delle belle donne, non so. Dicevo, ci sono dei team dove è molto importante rispettare il punto di vista degli stylist, altri invece che hanno, ci sono degli stylist che hanno bisogno del punto di vista fotografico, quindi come raccontavo in quella trasmissione di Sky che hai visto, quando sei bravo a rispettare il lavoro di tutti e a farlo valere, a farlo un po' farlo diventare importante per la buona riuscita del lavoro, allora lì sei sicuro di avere sempre un buon risultato. E quello lo vedi, no? Ci sono a volte, è capitato di lavorare con degli stylist
non preparati e il risultato dopo si è visto. Per quello io quando inizio uno servizio fotografico cerco sempre di vedere prima la moda, mi faccio mandare sempre le scelte dagli stylist per capire se quello che io ho nella testa è lo stesso di quello che lo stylist o la stylist hanno nella loro testa, cioè se siamo sulla stessa linea, no? Quindi per portare a casa il lavoro fatto bene. Quindi questo è un po' le dinamiche sul set, cioè bisogna essere bravi a rispettare il lavoro di tutti, aver pazienza, ci vogliono a volte 3-4 ore per fare dei bei capelli, tutti pensano che i capelli ci vogliono 5 minuti, invece stai lì ad aspettare 3 ore così, guardi la modella da dietro, ah sì, e senti sto phone che va... Quindi quello anche deve essere bravo ad avere pazienza, perché dopo un po' ti puoi rompere le scatole. Quello così. E poi che più mi stavi chiedendo, non mi ricordo più. No, ti dicevo, la capacità di essere dominanti o remissivi a seconda del fatto che... No, non è una questione di dominante o remissivo, è una questione di imparare. Cioè io ci sono delle stylist... da cui imparo, ci sono anche dei parrucchieri, dei truccatori da cui imparo, perché hanno fatto delle esperienze diverse dalla mia, no? Quindi da tutti bisogna imparare, anzi da tutti si deve imparare. E, ogni giorno su un set impari qualcosa, cioè un problema diventa magari una lezione di vita, non si è mai completi. Secondo me quando si è presuntuosi, che si pensa di sapere, di far bene questo lavoro, è un po' un limite. Poi io forse ho il difetto che mi sento sempre di fare le cose male, quindi voglio sempre imparare, voglio sempre migliorare, non sono mai soddisfatto al 100%, quindi magari questo ti aiuta a crescere. Quindi credo che sia... Allora, in pubblicità io ho lavorato con diversi clienti, come potete vedere. Quasi tutti moda, ecco, tanti lavori di moda che ho fatto che non erano di moda non li ho mai messi sul sito perché non me ne fregava niente, li ho fatti perché il lavoro non bisogna mai sputare addosso, quindi meglio ho lasciato soltanto i clienti di moda nel mio sito. Ho fatto diverse pubblicità, non so se vi ricordate quella di Dolce & Gabbana con la Monica Bellucci a Portofino, che è stata la mia prima campagna di Dolce & Gabbana, la SS12, quella lì. Ecco, io mi sono ritrovato a fare la prima campagna di Dolce & Gabbana, che era la prima campagna grossa che io ho fatto, una produzione di 500.000 persone. Non avevo mai trovato un set così grande. Ed è stato un challenge incredibile avere comunque una top model come la Bianca Balti, una grandissima donna attrice e modella come la Monica Bellucci sullo stesso set, più 6 bambini, 3 signore anziane, 3 vecchi, 3 signori, 4 ragazzini, mandolini, pizze, pomodori, c'era di tutto. Però sono super soddisfatto di questo lavoro, tanto questa campagna ha avuto un grande riscontro e ho continuato a rifarla per loro per altre 2 stagioni, poi uno dei 2 stilisti ha continuato a fare lui le foto perché ha avuto questa passione per la fotografia, quindi oggi le foto che vedete di Dolce & Gabbana non le faccio io, le fa il signor Domenico Dolce. Quindi questo è stato un bellissimo lavoro fatto 2 anni fa. Sì. Ecco, mi ricordo, questa è andata in questa maniera. Fai vedere Bianca Gioielleria sul letto. Ecco, questo lavoro qua, per dirvi com'è la passione premia sempre. Mi ricordo che uno dei 2 stilisti, Gabbana, mi chiede di fare un catalogo per i gioielli che lanciavano 2 anni fa. E loro avevano già organizzato di fare la campagna con un altro grandissimo fotografo, che è là, un grandissimo fotografo. E io ho fatto questo catalogo. Durante questo catalogo qui ho fatto anche un video, che non ho chiesto a loro il permesso di farlo, ma comunque l'ho fatto.
E quando poi ho presentato il lavoro, loro sono rimasti molto soddisfatti di questo lavoro, quasi un po' scioccati, non si aspettavano questa immagine che rappresentasse così bene la loro donna siciliana, italiana. E quindi dopo questo catalogo è diventato una campagna, e dopo questo loro mi hanno confermato la campagna, quella che vi ho fatto vedere prima sugli scogli a Portofino. Quindi sai, tante volte sono delle botte di culo che succedono. Quindi tu vieni chiamato per un lavoro piccolissimo, però se lo fai bene ti premiano e quindi passi a un grado superiore. Per quello io consiglio sempre tutti di fare qualsiasi tipo di lavoro sempre con lo stesso con la stessa forza, intensità, passione, perché alla fine un'immagine è sempre che sia di un catalogo, di un lookbook, di una pubblicità, di un editoriale, una bella immagine resta sempre e viene come dire, premiata, riconosciuta, resta un po' nelle nostre storie, no? Quindi mai sottovalutare un lavoro e cercare di fare sempre tutto con lo stesso entusiasmo, quello è importante. Quindi quello è stato un po' come io sono arrivato a fare questa grande pubblicità. Questo è un cliente brasiliano molto importante in Brasile, che utilizza sempre grandissimi modelli. Come potete vedere qua c'è Giselle, che è la donna più bella che ho mai fotografato. Ecco, quando lavori con delle donne così, una foto ci impieghi 2 minuti, perché lei si muove da Dio. Io avevo organizzato già tutte le luci prima, avevo messo un ragazzo che faceva il set a fare la modella. Poi quando arrivava lei, tre scatti, c'è la foto, però a un certo punto dici, cazzo, mi stanno pagando per fare questa pubblicità, non posso finire alle 2. Però cioè, quando vedi sui monitor già la foto per così, quindi questo fa la differenza, come dicevo prima, no? Cioè, le belle donne che hanno esperienza, si sanno muovere, ti aiutano e tu in 3 scatti c'è già la foto, vai tranquillo a casa con un buon risultato. Poi ci sono, vai giù. Bello sentire questo commento. Faccio un commento io. Sì, prego. Perché leggevo su Facebook pochissimo tempo fa un post di Settimio Benedosi che diceva, tutto il posto di quello che dici tu, quindi è fantastico sentire. E adesso non so chi ha ragione, no? Però tendo a credere. Cosa diceva lui? Scusami, ripetilo. È complesso lavorare con persone invece di altissimo livello. No, vabbè, io sono, mi sento. Forse, no? Probabilmente esiste un'abilità, esiste anche un'abilità nel far mettere a proprio agio le persone. Dicevi? Che creare complicità con la modella che sia brava probabilmente fa scattare la cosa di cui parla Gianpaolo adesso. No, io mi ricordo, ho fotografato una volta un'attrice, Misha Barton, per il Glamour italiano, ed era la prima attrice che io fotografavo, quindi ero super imbarazzato, ero nervoso, e mi ricordo che ho detto a tutti i miei assistenti, quando lei entra in studio non la cagate, fate finta che è nessuno, perché bisogna trattare tutti alla stessa maniera. Cioè, se ti senti sempre un po' inferiore, hai paura di dire qualcosa, questi personaggi ti mangiano, vogliono avere il controllo di tutto. Se invece tu te ne freghi, cioè che sia una top model, che sia una modella new face, che sia un'attrice, devi rispettare la donna, la persona, come si rispettano tutte le persone nella vita di tutti i giorni. Però non devi essere mai, non devi mai aver paura, perché queste persone lo sentono e quindi il lavoro poi non è tuo, è controllato da loro. Quindi devi avere un po' questa abilità qua, devi essere bravo così. Io su quello sono diventato abbastanza bravo, quindi anche quando lavoro con delle grandi attrici, non so perché, sembra sempre che io sia il loro miglior amico, riesco a entrare in un rapporto così stretto che alla fine poi lo vedi nella fotografia. Però ci sono alcune volte dei personaggi che sono abbastanza complicati e quindi è difficile relazionarsi, quindi là magari è un pochino più complicato, no? Poi, il tuo modo di relazionarti con una modella come Giselle di questo livello, dove
probabilmente la sua Padronanza delle Giselle città. Io l'ho fotografata in quel servizio, fai vedere quello di Vogue Brasile. L'ho fotografata, io lavoro sempre per Vogue Brasile da un anno e mezzo, due, e mi hanno chiesto di fotografare Giselle. Non l'avevo mai fotografata, quello è stato un sogno, mi ricordo, ero a Los Angeles in macchina, c'era un grande billboard di Giselle e io dicevo alla mia gente di New York, cazzo, non ho ancora fotografato Giselle, mi sento uno sfigato, che sogno sarebbe fotografarla. Non so, la mia fortuna, due giorni dopo mi hanno chiamato per dire vuoi fotografare Giselle per Vogue Brasile. Quindi lì sono stato abbastanza fortunato. E ho fatto questo servizio qua con lei in un albergo a New York e lei si è vista molto bella. E quindi è stata lei, dopo queste foto, a chiedere al cliente brasiliano per cui l'ho fotografata, questo Colci, di utilizzare me. Quindi cioè, tante volte sono le modelle che chiedono del fotografo. Lei si è vista, si vede bene quando io la fotografo, allora si è creato un bel rapporto, no? Ecco, ad esempio, queste foto qua, questo era il primo scatto. Quelli doveva andare, aveva un aereo, quindi non è che dici perdiamo tempo, dici aspetta ne faccio un secondo in caso si perde il primo, non si perde niente, però dici facciamo. Così come queste qui, le avevo fatte in un bagno dell'albergo, davvero, cioè vorrei farvi vedere le prove della cartella d'acquisizione, cioè, sono tre scatti, cinque, due. Cioè lei è così. Lì non aveva neanche, le hanno fatto un po' di trucco, però lei è una sempre che si piace molto naturale, fresca, cioè una bellezza così, neanche speciale, una bellezza normale, un po' quello che una ragazza, non della porta accanto, però un po' così. No, la curiosità che avevo io, Sì, scusami, magari sono andato oltre. È proprio come ti rapporti con un livello di questo tipo, cioè ma come ti rapporti con chiunque? Posa, cioè per raggiungere la posa. No, allora queste donne qua, allora io sono, a me piace un sacco spiegare alle modelle come posare, no? Okay. Che tante volte loro si mettono a ridere e mi dicono tu sei pazzo. Sì, l'ho fatto anch'io, tipo che diventi la icona che no, però mi ricordo Giselle, un certo punto sono andato sul divano e ho detto Giselle mettiti così. E lei mi fa, qualcuno lo salvi, come per dire, questo qui è pazzo, no? Perché... Ma chiedi tu la cosa. Sì, è giusto, io chiedo, mi piace che sia seduta in un modo, oppure sia appoggiata su una colonna in un altro modo, però poi alla fine tutta l'attitude, della gestualità, come si toccano i capelli, come girano il viso, come guardano in macchina, cioè sono loro, perché hanno ormai esperienza, sono bravissime, tu approfitti di tutto questo e non fai altro che scattare per beccare questo istante, no? Però ci sono tante modelle invece che sono belle, magari sono delle new face, non sono così preparate come queste grandi top model, dove lì ci metti più del tuo, gli spieghi un po' cosa devono fare, come posare. Oggi ho lavorato con una modella che è brava, bella, però tante volte non riusciva a fare il passo giusto, quindi io ero lì a spiegare come mettere il passo, come fare. E anche due giorni fa, mi ricordo, ho fatto questo servizio per un Vogue spagnolo, dove c'era una modella e c'erano questi due maschi, modelli uomini, che dovevano un po' fare un po' di acting, dovevano pretendere di essere il parrucchiere, il truccatore del set, no? Erano negati, cioè erano due... stavano così... Allora, io sono abbastanza cioè sono buono, non è che mi incazzo mai, non mi è mai capitato, però mi hanno fatto girare un po' le scatole, quindi sono andato da loro e gli ho detto ragazzi, dovete essere gay, cioè tu devi fare il parrucchiere, tu devi essere il truccatore, dovete fare delle pose più femminili, cioè non potete essere... Ma forse il modo in cui gliel'ho detto, si sono sentiti così un po' aggrediti, che dal secondo scatto erano bravissimi, cioè, sembravano veramente due, c'era questo ragazzo orientale che era in tutte le foto, era lì così, era un mito, quindi nessuno è, se non hai dell'esperienza come queste grandi donne, grandi attrici, attori, modelli, devi spiegare le cose, no? Perché tu pensi, ah, io voglio che lei faccia il movimento con la gamba in qua e quindi tu ti prepari con la macchina per quello e lei invece lo fa con l'altra gamba, cioè gli devi dire, parti da questo punto, fai un passo di qua, il peso del corpo in avanti, sposta la testa indietro, il ventilatore, cioè tutto un insieme di cose che devi chiedere alla modella
e poi devi cercare tu di catturare questo momento di loro, perché sono bravissime. Poi? Cioè, avete le altre domande? Prego. Mi senti? Sì. Vorrei sapere quando influisce avere un agente per crearti una carriera? Tanto. Sì, beh, tutti i fotografi hanno un agente, perché l'agente ti mette a contatto col mercato, no? Con l'editoria, è quello che segue un po' il tuo lavoro, ti organizza. Sì, ti organizza tutto, è importantissimo. È come l'agente dei modelli, no? È la stessa cosa. Quindi all'inizio non ce l'hai. All'inizio mi diciamo. Quando diventi bravo, gli agenti ti chiamano. Sì. Puoi presentarti, però io mi ricordo che quando sono andato dalla mia agente che mi rappresenta tutt'oggi la prima volta, mi ha mandato a casa, però poi sono diventato più bravo e dopo 2 o 3 anni è venuta lei da me, quindi e oggi continuiamo a lavorare insieme. Così. Gli agenti purtroppo non hanno un hobby, è un business, no? E la fotografia di moda è un grande business e loro devono venderti. Funziona così. No, prego. Ma quindi hai anche diverse agenzie? Cioè, tipo Milano, Rosa? Sì. Ci sono dei fotografi che hanno un agente su tutto il mondo e ci sono degli altri, tipo come me, io ho 2 agenzie, una a Milano e una che segue invece i lavori su New York e su Parigi. Ma è più che altro per una questione organizzativa, ecco, perché è più facile organizzare il lavoro, il set, quando sei su New York con l'agente di New York e viceversa. Lavori più a New York, a Parigi o a Milano? Un po' ovunque. Sì, viaggio tanto, quindi è bello, un po' è stancante, però si fa, per forza. Però non hai usato New York come trampolino, sei arrivato a New York? No, io quando ho iniziato a sentirmi fotografo, che facevo i miei primi lavori, la gente che un po' credeva in me, che pensava che fossi bravo, mi diceva devi andare a New York, devi andare lì, perché sennò qua non farai mai niente. E io invece non ho mai ascoltato questi consigli perché mi sono sempre sentito italiano e io volevo, cioè io sono un fotografo italiano, voglio emergere nel mio paese, voglio essere, come dire, riconosciuto come fotografo italiano, quindi dopo che ho fatto dei lavori qui ho iniziato a viaggiare, mi hanno chiamato da New York per fare dei lavori di là. A Los Angeles, mi chiamano tutt'oggi per fare sempre delle attrici su Los Angeles, quindi tu dici perché con tutti i fotografi che ci sono devono chiamare me dall'Italia, no? Evidentemente perché è il lavoro, è l'immagine che premia, non è il luogo dove si lavora. Ci sono dei posti che ti danno più entusiasmo, ecco, quando lavori a Los Angeles io personalmente sono super entusiasta perché a Los Angeles hai 1000 opportunità di lavoro, cioè decidi di fare un lavoro in un posto, piove, vai di macchina 10 minuti, ti trovi nel deserto, torni indietro 5 minuti, sei in uno studio di cinema che ha tutti i props della storia, quindi è molto più facile lavorare, hai dei mezzi che ti permettono di fare un'immagine credibile. Qui in Italia siamo un po' limitati, no? Abbiamo dei bellissimi posti, però lì è tutto un po' più concentrato, quindi sono più preparati, c'è più fermento, quindi tutto questo poi porta ad avere un bel risultato. Prego. Inizio per non dimenticare. Le tue storie sono tutte stradiverse una dall'altra, sì. No? E so che lavori tantissimo, Bernardo, sai che ti seguo. Voglio sapere se c'è qualcuno che ti fa delle proposte per le location, ti lancia qualche idea e poi tu la sviluppi, o tu veramente conosci tutti questi posti? No, allora di base sono un maniaco e un control freak del mio lavoro. Per arrivare a fare tutte queste cose diverse, come ripetevo prima, il lavoro del team
è importante. Allora, tutte le stagioni, finite le sfilate, si iniziano a fare i piani per i servizi editoriali. E quindi io so che lavoro con una stylist Claudia per Vogue Spagna, un'altra stylist Anna per il Vogue Giappone, quindi so che dopo queste sfilate riceverò delle chiamate da loro che, dopo aver visto le tendenze della stagione, ti dicono: voglio fare una storia etnica, perché hanno visto durante le sfilate che c'era questa tendenza. Poi dico: voglio fare una storia optical, perché c'era una tendenza anni 60 optical. Quindi una volta che loro ti danno questi input, io inizio a pensare. Tu pensi che dormi, in realtà non dormi. Stai sempre lì a pensare, a frullare. E io preparo un mood board, faccio delle ricerche su dei libri online, mi preparo tutte delle immagini, le rimando a loro, loro mi mandano a loro volta delle altre immagini, e quindi si inizia a fare una specie di scambio di idee, no? E dopo questo inizia a pensare: ah, facciamola a Parigi perché c'è questa location che si presta per questo concept. Allora tutto poi va, si sviluppa attorno a questa location, perché è più facile farlo di là. Oppure, se lo devi fare in studio, allora è meglio farlo a Milano perché io ho il mio studio qua. Oppure no, meglio farlo a New York perché dobbiamo usare 6 modelle diverse, quindi ci costa di meno far volare le... E tutto funziona così. E tante volte sono io che scelgo la location, tante volte chiedo al producer, magari su Los Angeles, di mandarmi... Vi spiego, vorrei una location che sembri una palazzina di Londra anni 60, e lui mi manda delle strade di New York, dove c'è questo mood qua, e quindi perché è obbligatorio fare lo shooting a New York per una questione di produzione, quindi tu dici: perché non sei andato a Londra a farlo? No, perché ci sono già 8 persone a New York, far volare 8 persone su Londra costerebbe tanto, no? Quindi il producer cerca una location che sembra Londra, come è successo ultimamente, e lavori su quella location lì. Quindi tutto questo è nato perché ho visto la tua ultima storia per scattata in Sardegna, mi ricordo qualcosa. Sì. Io ho pensato che ho scattato tipo una campagna di usare i costumi in Sardegna, con Pelosa Beach. No, mi ha chiamato da lì, non è colpa mia, proprio ho visto questo, ho detto: questa è la Sardegna, e io sono stata in una spiaggia, oh mio Dio, cosa ho fatto? Sì, qua ecco, ad esempio, uno pensa che... No, qui è Sardegna, abbiamo lavorato 2 giorni, un giorno alla piscina, credo si chiami, vicino Cagliari, Piscinas, sì, e poi un altro giorno, non mi ricordo, qui dove ci sono queste rocce, vai più avanti, ecco, guardate questa foto qua, questa roccia gigante, dove la modella quasi non si vede, era su un cunicolo, a picchio su una montagna, era una roba, per arrivare bisognava fare 15 minuti di jeep in salita, poi 10 minuti a piedi in discesa in un campo sterrato pieno di piante che e dopo quando arrivavi dove c'era questa roccia c'era veramente 2 metri di spazio e poi il panorama, era una roba incredibile, però a me servivano queste rocce qua e del panorama, poi il panorama non si vede, quindi uno pensa che per fare un'immagine del genere sia facilissimo, però per arrivarci a fare quelle foto vicino a queste rocce, non che rischi la vita, però le stylist ti dicono delle brutte parolacce: fino a qua mi hai fatto portare su 100 valigie. Quindi è stato sì, questo l'abbiamo fatto di là in Sardegna. Comunque sì, le location vengono, dipende, tante volte sono i producer, tante volte sono io, tante volte ci sono passato, tante volte ci ho fatto una vacanza in quel posto, quindi voglio scattare, tante volte la stylist è stata lì, mi consiglia di lavorare in quel posto, quindi è sempre un divenire, no? Si sviluppano così gli shooting, è sempre, non c'è un protocollo, è sempre diverso. Quindi, prego. Anche sul commerciale la fase di preproduzione è simile, quindi c'è uno scambio di opinioni tra... No, il commerciale quasi sempre sono gli art director che ti mandano una richiesta e ti dicono: noi dobbiamo fare la campagna, vorremmo fare la campagna in una camera da letto, vorremmo avere un mood molto naturale, ci piace una donna fresca appena sveglia al mattino, quindi loro ti mandano una serie di referenze.
Io poi preparo sempre un grande board in studio con tutte queste foto, perché quando lavori tanto ci sono dei giorni che arrivi in studio e dici: ed oggi che faccio? Stai così. Quindi questa ricerca, queste immagini ti aiutano, ti ispirano, no? Poi vedi una donna appoggiata ad una roccia e poi in realtà fai completamente un'altra cosa, però quello ti ispira, no? È sempre ti fa partire, ti serve per imbastire il lavoro e farlo bene. Ci sono, sì, è molto uguale, editoriale, commerciale, l'approccio mio è sempre uguale. Cerco di rispettare il cliente nel lavoro commerciale, perché se non è contento poi non ti chiama più, quindi è meglio che dici: cerchiamo di fare un bel lavoro un po' come lo vuole lui, no? Quindi però è più bello fare gli editoriali, perché puoi esprimerti di più, non devi essere, non hai la pressione del cliente che dice: ah, io pago, voglio che tu fai così, sai, ci sono dei clienti rompiballe, ci sono dei clienti invece che si fidano di te, ti lasciano piena libertà, quelli poi sono i lavori migliori. Però è sempre più bello fare degli editoriali. Però per vivere bisogna fare i lavori commerciali, perché dagli editoriali non si guadagna niente. Tante volte io pago delle piccole produzioni per fare degli editoriali, perché ci sono dei giornali emergenti che non hanno budget, però sono i giornali che ti permettono di esprimerti al meglio, non hai nessuna regola, puoi fare come vuoi, quindi lavori per Hercules adesso. Quello sì, come Hercules, Vamp, Candy Magazine, sono questi giornali che non hanno per niente budget, però sono alla fine quelli che ti diverti di più, no? Prego. Ho chiesto una domanda un po' più politica, se mi permetti. Guardando le testate su cui hai lavorato, anche la parola, ma questo lo metto in dubbio, c'è the big elephant in the room, come dicono. Cosa? C'è una che non vedo, Vogue sì. Italia. Sì, Vogue Italia. Come l'editoriale italiana in generale. Sì. Non c'è, non ho mai lavorato per Vogue Italia, non so il motivo. Di base io penso che gli italiani siano sempre un po' esterofili, no? Se sei italiano sei sfigato, se sei italiano non sei bravo, se sei italiano sei antico, se sei italiano non va bene, no? E credo che sia un po' così per quel motivo lì. Ora, io sono contento di fare questi altri Vogue per cui lavoro, anche perché reputo che oggi il Vogue italiano non sia bello come tanti anni fa. Io rispetto sempre il lavoro di Steven Meisel, che è un grandissimo fotografo da cui io imparo, mi ispiro, è sempre stata una fonte di ispirazione, quindi lo continuo a comprare per quel motivo lì. Però è un po' un giornale che secondo me ha perso un po' quello che era, ha perso tutta quella forza che aveva negli anni 90 e nel 2000. Però è sempre un giornale di grande prestigio, mi farebbe piacere farlo, però non mi hanno mai contattato, non c'è stato mai nessun problema, non c'è niente di politico, no. Però tante volte capita che se lavori con una stylist o per un giornale, allora non ti chiamano per farne un altro, perché una volta che si sono stabiliti dei team è difficile. Cioè io ne faccio già 5 di Vogue, quindi sfido chiunque a farne. No, lo so, quindi è un po'. Ho fatto il glamour italiano fino a 2 anni fa, che era l'unica testata italiana che facevo, e basta. Poi in Italia non ci sono dei giornali, a parte il Vogue, non ci sono dei bellissimi giornali, io penso. Quindi ho fatto Amica, ho fatto un po' di glamour. È per capire se è una tendenza di cui ti avvicini dalla tua esperienza, ma che anche non è che ci siano anche grandissimi fotografi di altissimo livello italiano, sostanzialmente tu italiano, cioè sì. Magari entrato New York, poi sì. Entrato, però di fatto in New York. Boh, non so come risponderti, perché spero che un giorno, cioè, se un giorno mi chiamano, cioè, sono contento, lo vado a fare, anzi con grande piacere, però per oggi no, fino ad oggi no. Prego. Allora, domanda tecnica, la costruzione non la fai tu?
No, io la post-produzione la faccio io, cioè non ritocco io le foto, però io dopo ogni scatto mi siedo al computer e io la chiamo Polaroid, cioè trasformo la foto che faccio con Photoshop, faccio tutto quello che serve per aggiustare un file digitale, no? Non credo ormai nessuno utilizzi una foto RAW così come è fatta, quindi bisogna fare un processo di pulizia dell'immagine e anche di abbellimento, togliere i brufolini, togliere le rughette, tutto quello che serve per farla diventare più bella, più interessante. Poi la post-produzione per me è molto importante perché mi piace controllare tutto quello che sono i contrasti, i toni colore, quindi la preparo io in maniera un po' più rough e poi il mio ritoccatore me la fa in bella, però io non riesco, cioè non segue quella linea da cui fai una foto? No, io le faccio tutte. Sì. Allora si può rispondere alla domanda? No, perché se io do, cioè ad esempio quel servizio in Vogue Spagna, Carolina, cioè io faccio un servizio all'aperto come qua, quindi cioè la prima immagine è diversa dalla seconda, cioè se io devo togliere un pezzo di cancello che fa schifo, che rovina l'immagine, purtroppo c'è, quindi dice vabbè, poi lo tolgo a Photoshop, io già lo tolgo, preparo tutto, non con precisione perché sennò perderei troppo tempo, e poi lui me le fa in bella, dopodiché ricevo da lui un primo step di ritocchi che io controllo, poi li rimando indietro finché non sono contento del lavoro finale. Bisogna fare così, cioè se tu mandi un'immagine il resto dici falle tu, vuol dire che non te ne frega un cazzo del tuo lavoro, no? Cioè c'è anche di gente che mi conosce che ormai segue le mie immagini da 3-4 anni, non può mai stare nella tua testa e capire come le vuoi, quindi io le preparo tutte. Ecco, se fai un catalogo di 20 immagini, magari tutte in studio con fondo grigio, ora non gliele fai tutte, cerchi di darne 5-6 un po' più pilota, il resto le fa lui, allora lì va bene. Però immagini di questo tipo dove hai magari una backlight, una invece una luce diretta, una invece una luce più morbida, devo cercare di bilanciare io per avere la storia perfetta come sta nella mia testa e poi lui le sistema. Prego. Per conoscere un po' Gianpaolo Fura, qualcosa che ti infastidisce nel tuo lavoro o che non tolleri, premesso che sei pazientissimo e tollerante? Non tollero quando la gente manca di rispetto, perché ci sono delle persone presuntuose che pensano di essere dei geni o dei salvatori del mondo, che mancano di rispetto e quindi si crea una brutta energia sul set, no? Ma alla fine la moda è un lavoro facile, semplice, quindi l'importante è avere creare un buon clima, no? E una volta che si crea quello è difficile che ci sia qualcosa che ti annoia. Mi è capitato di lavorare magari con delle persone antipatiche, però anche su quello è raro che poi qualcuno mi sia antipatico, io sono un bonaccione, quindi alla fine va bene. Poi magari dice questa persona non è un mio amico, anche se è antipatico, forse gli sto a chiedere o a spiegare, no? Cioè, tanto il giorno dopo non lo vedo più. C'è una cosa che ti preoccupa particolarmente o a cui fai particolare attenzione nei tuoi shooting? Ma l'attenzione la metto attenzione su tutto. Ecco, capita dei giorni che forse quando inizi a lavorare e tu pensi di realizzare un tipo di immagine ma non ti sta venendo fuori perché quello che vuoi non è subito raggiungibile, no? Ci devi lavorare un po', allora lì un po' mi innervosisco e senti la tensione attorno, no? Perché tutti ti guardano per dire cazzo è nervoso oggi, però poi col tempo riesci a sistemare, cioè, non è che tutti i giorni vai lì sul set, perfetto, inizi a prendertela col parrucchiere, cambia i capelli che non sono belli, invece non è vero perché tu non riesci a fare la foto giusta, no c'è troppo trucco, no la luce è troppo in alto, no che è brutto questo look, quindi quando inizi a far così vuol dire che stai perdendo le staffe, quindi dici un attimo fermati, cerchiamo di capire cos'è che non funziona, così poi metti a posto, no? È vero che le foto migliori arrivano dopo, verso la fine? No. No,
No, alla fine non mi, cioè, è sempre un po' peggio perché i capelli diventano più brutti, quindi tu dici cazzo, ora non posso stare altre 3 ore che devono rifare i capelli, quindi li fai fare un'altra posizione e così si aggiusta un po', no? Claudio? Volevo chiedere se vai avanti con il racconto di come nascono i relazionali. Prima dicevi ti senti con delle stylist che sono state allestite. Sì, dopo che loro mi mandano, cioè decidiamo di fare una storia tribale, loro mi mandano i look, io gli mando delle ispirazioni che prendo da libri vari o da internet in base a delle ricerche che faccio su altri grandi fotografi del passato, su stilisti, su tribù, non so, metti lì, tribal, Africa, Vogue. Allora subito pum, ti esce Rubartelli, che è stato un grande fotografo che ha fatto Verusca negli anni 60, e quindi da lì mi sono ispirato per fare quelle foto prima nel deserto in Sardegna. Da una foto arrivi un'altra, tu dici ah cazzo, c'ho questo libro, su vai prendi una foto, fai la foto col te, cioè prepari tutta una ricerca di immagini e le mandi alla stylist e lei dice ah bello, è quello che avevo in testa anch'io, oppure dice che schifo, com'è antico sto fatto, io pensavo di fare tutto su un'altra, tutto su fondo bianco. Allora lì un attimo ti metti in discussione e arrivi a una, cambi magari completamente il concept, oppure fai metà e metà, cioè ogni preparazione di shooting ha un suo percorso, non sono tutti uguali, però di base è sempre questo, loro mi mandano i look, io che vado sempre a vedere le sfilate, li ricordo certe volte, ah c'era questo look che secondo me è importante, allora magari lo prendo, facciamo insieme un punto di vista più generale sulla moda. Così poi come quando siamo sul set io ascolto tantissimo il punto di vista degli stylist, perché tante volte la mia visione può essere sbagliata, no? Quindi loro ti danno un giusto consiglio per far sì che l'immagine sia bella. Ma sono sempre stylist interni alle redazioni? Oppure lavori anche con stylist? No, gli stylist gran parte delle volte sono interni alle redazioni, gran parte, cioè a metà sono freelance, quindi, ma quello non cambia. Fate uno shooting e poi proponete a... No, 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 gli shooting che si propongono non si fanno, cioè almeno non li faccio più da 10 anni, cioè li fai quando sei piccolino, quando impari, che dici cacchio questo shooting è bello, lo voglio presentare a... Sai quanti shooting ho mandato io a Dazed and Confused, ID, quando ero piccolo? Hai mai visto una risposta? Mai. Quindi tu eri gasato, dici ho fatto un servizio per ID. Chi lo sapeva? Solo tu, non sapeva nessun altro. Così, quindi se no i giornali che ti chiamano, almeno a livello cui sono io oggi, ti contattano e ti dicono devi fare questo, fai questo servizio con la copertina, fai questo servizio senza copertina, fai questo servizio con una cover try, è sempre, sempre così. Ultima, prego. Secondo te tu potresti lavorare oggi nel commerciale se non facessi gli editoriali? No, perché gli editoriali sono un po' la tua immagine. Ecco. Tante volte i clienti vengono con degli editoriali e mi dicono ah, vorremmo fare la campagna così. E tu dici, ah ok, perfetto, è facile, l'ho già fatta. Quindi è importantissimo, gli editoriali sono la cosa più importante, quello che ti tiene attivo nella stagione, no? Quando non fai editoriali vuol dire che devi ancora macinare, lavorare tanto. Prego. Ciao Giampaolo. Ciao. Volevo farti 2 domande. Una riguarda un po' un aspetto, diciamo, che cosa consigli a delle persone, tra virgolette, che ci stanno provando? Sì. Per in qualche modo emergere, farsi notare, farsi vedere quel lavoro che stanno facendo. Fotografico. E la seconda domanda è un po' relativa a quello che stava dicendo, sì, di cui si stava parlando, anche tu comunque, diciamo, quando vai a pensare a un lavoro che ti viene proposto, uno stile, un mood che ti viene proposto, comunque fai della ricerca per trovare delle idee. Quanto pensi che ci sia qualcosa ancora di originale da dire con la fotografia e quanto in qualche modo gira e gira sempre la stessa cosa però reinterpretata? Sì, grazie. Allora, per farsi notare, come raccontavo prima, devi, almeno parlo personalmente per come è stato il mio percorso,
devi fare dei test, no? Devi fare e oggi è più facile, anche perché quando io facevo i test dovevi comprare le pellicole, pagare gli sviluppi. Oggi con la macchina digitale non paghi un cazzo, quindi già è tutto facile. Io mi ricordo che i test, cioè avevo un budget piccolino di 300.000 lire, cioè avevo 5 pellicole perché mi costavano, mi ricordo, poi gli sviluppi. Oggi non ti costa niente, quindi vuol dire si è avvantaggiato a fare delle immagini più belle, no? È più facile, col digitale è molto più semplice. Quindi una volta che ti fai un piccolo portfolio di immagini, le fai vedere un po' in giro, poi sai, vivi a Milano, no? Tu, no? Sì. Ecco, quindi Milano è un po' il campo, cioè la moda italiana, quindi è più facile conoscere delle persone, vuoi amici, conoscenti, puoi mandare delle foto a degli altri fotografi. Io ricevo tanti giorni immagini di giovani fotografi che vogliono lavorare, tante volte io do dei consigli su come migliorare, come cambiare delle cose. Poi devi, non so, come ti raccontavo prima, io ho fatto i test, poi ho fatto una piccola rubrica per il Glamour e poi da lì è stato tutto un percorso, si sviluppa un po' così. Ecco, ma tu vuoi fare il fotografo di moda? Io sono già fotografo. Ah, sei già fotografo. Di professione. Ok. E da chiaramente, nel senso, c'è sempre la volontà di voler diventare sempre più. Migliorare. E quindi comunque mi chiedo spesso, oltre a migliorare tecnicamente, o come immaginarmi via dicendo, anche come fare per sviluppare sempre di più contatti, per far sì che. Quello non te lo so dire. No, guarda, ci mancherebbe, è tutto un divenire, cioè da un lavoro te ne arriva un altro, da un'immagine ti chiamano per fare un altro lavoro, è tutto è un'evoluzione, no? E quanto pensi che i social possono aiutare in questa cosa? Secondo me oggi sono tutti un po' più avvantaggiati, i social fanno tantissimo, quindi c'è più visibilità, no? È più. Quando ho iniziato io non c'era niente di tutto questo. Cioè chi non vedeva il tuo book non vedeva niente. Oggi con i social è molto più facile diffondere il proprio lavoro su internet, Facebook, Instagram, quello aiuta tantissimo. A patto di avere un giro di amicizie reali che abbia relazione col mondo cui ti rapporti. Cioè tu hai iniziato grazie al fatto che conoscevi, sì, perché ti interessava la moda, sì. E questa cosa, scusate se insisto, però penso che nel suo caso e in tanti altri casi. Dicevo, io ho iniziato a fare l'assistente stylist, che è con questa stylist con cui lavoro tutt'oggi, perché volevo entrare nel mondo della moda. Quindi poi quando ho iniziato a fare delle fotografie le ho fatte vedere a questa stylist dicendo io vorrei provare a fare delle foto. Le metto e continua, devo imparare ancora un po', ce ne vuole. Allora gli ho detto, mi fai lavorare qualche volta con dei fotografi con cui lavori tu, mi piacerebbe seguirti. E lei mi ricordo che mi disse, sì, vieni, devi noleggiare un pulmino e ci devi portare tutti a Napoli. No, io volevo fare il fotografo, cioè non volevo fare l'autista. Però ho detto sì, perché volevo stare sul set, no? Mi ricordo questa roba così. Non lo so, io ho fatto un percorso di questo tipo e oggi sono soddisfatto. Non so, devi starci dentro, devi andare lì, seguire. Un dubbio tra botta di culo che comunque dopo devi dimostrare che non è soltanto. Io penso di aver avuto tanta fortuna, però. Allora, la fortuna ti premia una volta. Poi voglio dire, cioè non è, in tutti i lavori devi dimostrare di saperlo fare, tu puoi avere fortuna una volta e poi se non sei capace, ciao, arrivederci. Se sei capace allora cresci e vai avanti. Prossimo. Sì. Volevo chiederti quando hai iniziato, cioè quando hai avuto il primo assistente, sì. Cioè rispetto a quando facevi il test. Sì, era sempre un mio amico di architettura, che oggi lui è un bravissimo architetto. Ah. E non ero né io capace a fare le foto né lui, però dicevo prova a tenermi la luce di qua,
e lui la metteva di là, mi diceva come si accende questo generatore, dicevo non lo so, leggi le istruzioni. Ma secondo te quanto è importante avere un assistente, cioè una presenza sul set quando sei all'inizio, diciamo, e quanto, fino a quanto invece tu vuoi fare? No, all'inizio non è importante perché sono io che devo imparare, no? Oggi è importantissimo, gli assistenti sono, come dire, il grande aiuto che hai, senza loro non riesci a fare niente, no? Poi una volta... Sì. Sì. Aspetta, lui? Io volevo sapere, visto che comunque la maggior parte della produzione è femminile, cosa pensavo riguardo la moda maschile? No, io ho iniziato a fare le foto di moda coi maschi, perché è più facile. Poi, vabbè, io ho sempre stato gay, quindi mi piacevano gli uomini, cioè fotografiamo gli uomini, no? E ho iniziato a fare le foto da con gli uomini, uno perché è più facile, perché trucco capelli è più facile, non devi, le modelle di un certo livello sono più difficili da avere quando fai i test, invece gli uomini è sempre stato più facile. I miei primi editoriali sono stati da uomo, ho fatto dei giornali, Max, mi ricordo, infatti il mio primo portfolio avevo tantissimo uomo e pochissima donna, ed era una critica che mi facevano un po' tutte le persone che andavo a vedere, però la vera moda la fai con la donna. Cioè quindi, cioè a me piace fare in modo uomo. Sì. E a tutti i miei critici stanno dicendo che sono limitato nel... Sì. Te... No, è vero, me l'hanno fatta anche a me queste critiche, ma perché la moda è donna, non è uomo, è maschile. Poi ci sono dei bravissimi fotografi che si specializzano a fare solo uomo e sono davvero bravi, quindi non è detto, puoi sempre diventare solo un bravo fotografo da uomo, non devi per forza fare la donna. Pensi che i tuoi studi di architettura ti abbiano influenzato in qualche modo, sì, un modus operandi che ti abbiano dato, anche se poi li hai abbandonati? O... Sì, mi hanno aiutato tantissimo, anche perché ho iniziato a far foto di architettura. Quando facevo i miei primi viaggi, Erasmus, la macchina sempre dietro, facevo paesaggio, architettura, quindi... Ricordo, ho fatto una volta un viaggio a Parigi, sono andato a vedere Parigi per la prima volta, quindi vai a vedere tutte le architetture più belle di Parigi e quindi le fotografi. Quindi è stato un po' così. Infatti avevo fatto una mostra quando ero più ancora all'università, che si chiamava Moto al Luogo, che erano sempre di personaggi che passeggiavano davanti a queste architetture. Quindi no, mi ha aiutato tantissimo, ma tutt'oggi tante volte sono un po' rigido a fotografare, proprio questi limiti di composizione, quindi certe volte mi ricordo e dico no, girati, allora cerco di cambiare un po' il punto di vista, però tutto quello che fai nella vita serve ad essere un po' quello che sei oggi, no? Nel bene o nel male, quindi a me l'architettura mi ha aiutato, ho imparato tantissimo, ho conosciuto tante persone che mi hanno aiutato anche a fare il lavoro che faccio oggi, quando studiavo architettura, come ripetevo, questa studente che era nel mio stesso corso mi aiutava a fare la stylist per i miei primi show, quindi sì, mi è servito a tanto. È carino il motivo per cui hai smesso gli studi. Sì, ho smesso di fare architettura perché un giorno ero diventato bravino, ero convinto di essere bravo, e facevo sempre queste rubriche per il Glamour, e un giorno ho fatto vedere il mio book, mi ricordo che non avevo neanche l'agente, ad una casting director di Vogue Italia, non mi ricordo neanche il nome, e le ho detto cacchio, mi sento che è andata bene, mi guardava il book in una maniera incredibile, secondo me mi chiamano, ero gasato, e allora un giorno ho detto ok, mi mancano due esami d'architettura, se mi chiamano da Vogue smetto di studiare, e mi hanno chiamato, l'unica volta da Vogue Italia mi hanno chiamato per fare uno speciale alta moda di Valentino, e poi non mi hanno più chiamato, però mi è servito a smettere di studiare e a essere convinto di essere un fotografo. Chi c'era? Sì. Grazie per essere nella scuola di fotografia, c'è una scuola di preparazione
Beh sì, perché no? Anzi, sicuramente c'è una preparazione più... Allora, secondo me il lavoro del fotografo si impara con l'esperienza, si impara sul set, si impara con la macchina fotografica. Ora, non voglio togliere niente a questa scuola, però quando io ho iniziato non c'era lo IED, sennò sicuramente sarei venuto allo IED, no? Però conosco tante persone che hanno studiato, che sono dei bravissimi fotografi, e auguro a tutti di diventare dei bravissimi fotografi, no? Siete più avvantaggiati, siete più preparati, avete più mezzi, quindi... IED c'è dagli anni 60. Tu? IED c'è dagli anni 60. Sì, ma... sei incappato tu. Sì, ma non c'era fotografia. Nel 1992 non c'era fotografia. C'era. Ma allora c'era stato il motivo che mia madre diceva sempre di andare all'università e non di andare allo IED. Comunque. Sì, comunque sicuramente c'è più preparazione, no? Poi gli assistenti con cui ho lavorato io li ho conosciuti sui vari set, no? Un assistente con cui lavoro oggi l'ho conosciuto su un set a Parigi, mi è sembrato bravo, l'ho continuato a chiamare e poi abbiamo continuato a lavorare insieme. Così altre persone con cui lavoro oggi. Tante volte quando vado, non so, a Los Angeles ho due persone che uso quando sono là, dopo averne conosciute 25.000, finalmente ho trovato due persone che mi capiscono con cui cerchiamo sempre di lavorare, no? Tante volte capita di andare in dei posti che non puoi viaggiare con tanti. Io non sono Mario Testino che viaggio con 12 assistenti, ma ce n'ho due. Tante volte devo pagare io il biglietto di uno perché magari non te lo fa. Quindi poi cerchi di prendere degli assistenti sul posto e magari conosci delle persone brave, no? Quindi poi le fai diventare parte del tuo team. Ma io non sono mai stato invidioso, geloso del lavoro di nessuno. No, non invidioso, geloso, però dici, cioè ossessivo nel senso, cavolo, cosa sta facendo di giusto che io ho sbagliato? Guarda, non mi è capitato, spero che non mi capiti mai. Nel lavorare in giro, perché giri come una trottola inarrestabile, hai maturato la sensazione che ci siano luoghi, località, parlavi di Los Angeles come di una città che ti dà una carica e delle opportunità, ma in generale per quello che è la tua esperienza, ritieni che ci siano situazioni logistiche in giro nel mondo che agevolano il lavoro di un fotografo, cioè migreresti se dovessi migrare, cosa che non devi fare, da qualche parte, se sì dove, cosa consiglieresti a chi sta iniziando? No, allora, il mio lavoro è uguale se lo faccio a Milano, se lo faccio a Parigi, se lo faccio a New York, se lo faccio in Africa, cioè sono io col mio team e il mio punto di vista. Io sento sempre un'energia diversa quando sono a lavorare a New York o a Los Angeles, ma è una cosa personale, cioè non è che esiste un'attrezzatura diversa a New York da quella di Milano, non è per niente così, è tutto uguale, cioè quello che abbiamo qua ce l'hanno là. È sempre la stessa cosa, però c'è forse il jet lag, che sono stanco certe volte quando mi sveglio, magari sono più ispirato, non lo so, è più che altro una questione di energie, di quello che trovi nei posti, no? Magari l'altro giorno pensavo questo, dicevo, io al mio studio a Milano posso fotografare solo in questo senso, no? Perché mi sono costruito il limbo in questo senso, magari vado a New York e lavoro in uno studio che ha un limbo fatto in un'altra maniera, c'ha delle finestre per lavorare in daylight in un altro modo, quindi quando sei in uno studio diverso magari ti ispiri e fai una fotografia diversa, tipo quel tipo di shooting lì. Semplicemente magari il posto ti può condizionare un po', magari lo studio, la location, però tecnicamente io sono sempre lo stesso dovunque vada. Ritieni che la tua fotografia, adesso uso un termine che mi ronza in testa e forse non dovrei usarlo, hai un modo che è rassicurante di rappresentare e le storie e le figure di donne? Sì. Questa cosa che è antitetica rispetto a una corrente, un modo di un po' più acido, più malato di scrivere, più
ritieni che questo modo di fotografare sia quello che spesso il cliente ti chiede perché vuole essere rassicurato dalle tue immagini? Beh, se ti chiamano per fare un certo tipo di lavoro è perché sanno che tu puoi offrirgli quello, no? Quindi nessuno ti chiama per fare un lavoro diverso, nel senso, ognuno, cioè il cliente, il giornale che ti chiama sa che tu puoi dargli questo, quindi sono sicuri di quello. Poi, come dici tu, rassicurante, forse è rassicurante perché io fotografo quello che poi in realtà mi piace nella vita di tutti i giorni, no? Quindi a me piacciono le fighe, cioè le ragazze devono essere sempre belle, cioè non mi piace mai fare quel tipo di moda che è un po' decadente o quell'effetto un po' malaticcio che comunque fa cool perché più brutto a volte è più interessante, cioè io sono un po' classico, quindi mi piace la bellezza classica, mi piacciono i begli uomini, mi piacciono le belle donne, quindi poi alla fine mi viene facile. Certe volte ho provato a dire fammi fare una storia un pochino più strong così, no che brutta lei così, no aspetta rifacciamo il trucco, no aspetta rifacciamo, cioè non mi viene, non riesco a fare una donna brutta, non riesco a fare un uomo brutto, mi viene sempre facile farli belli, rassicuranti, come dici tu. Io non uso questa parola rassicurante, però direi che il mio punto di vista è abbastanza classico. Quello. Poi lo interpreto sempre in maniera diversa, però è sempre sì, classico. Diciamo. Sì. Il rapporto con le tue modelle, tu cosa cerchi? Nel senso che fini cerchi per interloquire con loro, per avere un risultato che ti piace? Ma non... Di base io scelgo sempre una modella per il tipo di storia che devo fare, no? Quindi so già come la fotograferò. E quello è un po' alla fine quello che ti porta ad avere un risultato. Quindi alla fine... Il feeling che si instaura per quello shooting, ti rapporti con le modelle sempre alla stessa maniera, sono delle persone, non è che una la tratti meglio o peggio di un'altra, no? Cioè, però chiedi di muoversi in un certo modo o di fare delle pose in un certo modo rispetto a delle altre perché il tuo obiettivo è raggiungere quel tipo di storia lì, quindi in base alla fotografia che vuoi creare, no? Che ti rapporti... Tutto in base alle cose... Sì, dipende da tanto... Non so, se ti devono restaurare una confidenza un po' più... Ma la confidenza la crei dal momento in cui ti incontri in studio, ti bevi il caffè, gli fai vedere qual è la tua idea, gli fai capire l'obiettivo che vuoi raggiungere, quindi già si è instaurata un po' di confidenza. Poi con tante modelle, se hai un buon feeling, che fai un bel lavoro, diventi anche amico, ci vai a cena, ti vai ad una festa, vai a un party, poi le rifotografi per un altro lavoro, cioè siamo esseri umani tutti, no? Non sono degli oggetti, quindi queste persone, tante volte io divento amico con modelli, ci vado in vacanza insieme, ci divertiamo, no? Bello. Era questa un po' la domanda, la risposta che volevi? No, sì. Cioè, anche a me capita di fare fotografie con ragazze, non so, penso che sia importante farle sempre sentire bene. Sì. Cioè, va rispettato il loro lavoro, no? La loro bellezza. Il massimo da loro, non so, come devono sentirsi l'attrice principale del tuo shooting. Sì, è importante quello. Come facevi tu? Te l'ho detto prima, un po' così, no? Dici che quotidianamente ti arriva materiale fotografico da parte di aspiranti fotografi o persone che si rivolgono a te. A tua sensazione, qual è o quali sono gli errori più frequenti? Cioè che cosa consiglieresti di non fare per quello che vedi arrivare? Vedo sempre della brutta moda. Cosa vuol dire della brutta moda? Che voglio dire, è secondo me è abbastanza facile fare una bella immagine di moda. Cioè puoi fare una bella immagine di moda con un jeans e una t-shirt bianca, non devi per forza avere un vestito d'alta moda o di prêt-à-porter. Quindi
Il consiglio è di iniziare sempre nel modo più semplice, non, di non strafare, di non caricare, perché tante volte vedo delle foto che sono un insieme di styling, di trucco di capelli che non hanno senso né nella vita reale né nella fotografia di moda, sono overloaded di tante informazioni che alla fine rovinano la fotografia e l'immagine di per sé. Ma capisco che è l'entusiasmo di voler esprimersi questo, no? Quando vedi queste foto di studenti che vogliono per forza far vedere, quindi c'hai 100 parrucche, 80 spille, 50 colli, lei completamente bianca, gli occhi gialli, sai, quindi si dice ma che è sta roba? Però io dico così perché questo è il mio gusto personale, immagino magari questa persona che fa questo tipo di immagine fra 4, 5, 10 anni diventerà, non so, il prossimo Steven Klein, che ha un'immagine magari molto più strong, più forte, però io vedo sempre, è raro che mi arrivino delle immagini belle, semplici, di una bella modella con una canottiera bianca, un bel bikini, sono sempre cariche, quindi, ma un po' lo vedo ovunque, cioè da tutte le foto che mi mandano sono così. Poi tecnicamente vedi anche delle belle cose, però a livello di immagine, di moda, secondo me si può migliorare, si può migliorare. Dalle cose semplici sono alla fine quelle che poi restano sempre, quindi un po' così. C'è qualcun altro? Sì. Ah, ecco. Sì. Dopo aver fatto tutto questo, qual è il tuo sogno? Cioè, perché è difficile trovare qualcos'altro magari aver raggiunto, qual è il tuo sogno attualmente? Il mio sogno è fare Vogue America, che non lo faccio. No, faccio Teen Vogue, che è il figlio piccolino di Vogue America, dove fotografano sempre le upcoming actress o le nuove cantanti, sai, sono un po' le celebrities teenager. E so che quel giornale è controllato dall'Anna Wintour, quindi se continuano a chiamarmi ogni volta vuol dire che il mio lavoro piace, quindi spero un giorno di arrivare a fare il Vogue America, che è... Il personaggio? No, non un'attrice, la moda, perché per me è il giornale più bello del mondo, il Vogue più bello, è la Bibbia per me, quando lo compro lo devo guardare da solo a casa, non ci deve essere nessuno. È un po', sono le foto più belle, ci lavorano i più grandi fotografi, sono eccellenti da ogni punto di vista, è tutto super controllato, seguito. Tanti lo considerano un grande giornale commerciale, però la fotografia di moda commerciale, se fatta bene, è la più difficile da realizzare. Sai, quindi quando arrivi lì vuol dire che sei un grande fotografo. Infatti ci lavorano tutti i grandi fotografi. C'è qualcun altro? Prego. Dici di avere una dare molta attenzione alla ricerca del dettaglio, alla bellezza, alla simmetria, anche al fatto di aver studiato l'architettura, magari una volta a cercare sempre il livello dei tuoi lavori, ma quanta è in realtà la ricerca del dettaglio rispetto all'improvvisazione sul set? No, l'improvvisazione è quella che poi alla fine ti porta sempre a dire wow, no? Tante volte arrivi tutto preparato, come dicevo, con i tuoi mood, tutto, hai i capelli devono essere così, il trucco deve essere così, la moda così. A volte vai 2 ore di macchina per andare in un posto, quando arrivi lì poi a un certo punto butti un fondo bianco e dici... E quella improvvisazione, cioè... Mi ricordo che abbiamo fatto un servizio per Hercules, dove giustamente non c'era budget, allora dovevo andare a fare queste foto su una spiaggia, e a un certo punto ho rubato il lenzuolo del letto della mia camera d'albergo e ho detto così facciamo un po' di foto in spiaggia, un po' di foto con un fondo bianco. Questo lenzuolo era corto, quindi non riusciva ad arrivare a terra. Allora che abbiamo fatto? Abbiamo queste due persone che lo tenevano tirato sulla riva del mare e per sbaglio l'acqua è andata sotto e quindi si è creato un effetto improvvisato bellissimo, fai vedere la foto qua, di luce naturale con un fondo bianco. Tu dici, cazzo, vai fino in Brasile per fare questa foto qua, la puoi fare. Invece lì hai
Sì, l'improvvisazione a volte ti fa... La mia domanda era proprio questa, come ti comporti magari sul... Tu hai detto che fai anche una ricerca molto approfondita per quanto riguarda la location magari. Quando arrivi lì e non... Cioè, a livello pratico, ad esempio, non so, c'è un lavoro che tu hai fatto per cavalli, se non sbaglio, di pizza. Sì. Ok, Irina. Sì. In quelle foto ci sono un sacco di, magari c'è una barca, sì, ma se non sbaglio c'è anche un cavallo in lontananza, cioè come funziona? Tu dici voglio un cavallo su un set? No, no, è tutto preparato, no, vabbè, ora non è che dici, ah, un cavallo, vieni. Per avere il cavallo devi rinunciare a due assistenti perché il cavallo costava 1500 euro di noleggio e quindi c'è tutta una produzione. No, 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 no. Quindi anche tu viaggiare magari per stare un giorno in un posto, un giorno in un altro, comunque il set è sempre tutto organizzato. Sì, sì, allora. Allora, come vedi, hai fatto un esempio giusto. Quella roba lì con Irina per cavalli era una produzione grossa, commerciale, dove c'era un budget e quindi tu vorrei un cavallo, vorrei una zattera, vorrei una palafitta, vorrei il cappuccino, vorrei il caffè, vorrei... cioè chiedi tutto quello che vuoi, perché c'è un budget. Cioè, quindi in questo caso, ad esempio, tutto studiato, cioè, non so, la pirandese, tutto studiato. Sì, sì, era tutto studiato. Certo, questa è stata una location scelta perché aveva già tutte queste cose. Noi abbiamo portato la barca e il cavallo. Okay. Quindi gli unici due props erano quelli là. Però qui è tutto organizzato, c'è una produzione, c'è un budget, è un lavoro commerciale. Invece, quel lavoro che ti faccio vedere prima del lenzuolo, non c'è una produzione, non c'è un budget, non c'era niente. Quindi io sono più contento di quel lavoro lì. Metti di nuovo Hercules. Di quel lavoro lì, perché è stato un errore, un'improvvisazione, una mancanza di soldi, una mancanza di materiale, e quindi da quell'improvvisazione è venuta fuori una foto per me bellissima, che tutt'oggi la considero una delle mie foto più belle, favorite, no? Che è questa. A Milano qualche giorno per fare scouting in giro di pizzi o succede? No, quando ho tempo sì, se no lo faccio sempre via email, mi mandano delle foto e le scelgo così. Vedi quel fondo bianco lì è il lenzuolo, quella coi piedi, questa, vedi? Qualche dietro le quinte di altri scatti aneddotici? Dietro le quinte, bah, non mi ricordo. Ora questo mi ha fatto una domanda e mi è venuto così, non mi ricordo adesso, però... No, per rispondere di nuovo alla tua domanda, l'improvvisazione a volte ti fa fare delle foto bellissime, e invece tante volte quando hai una grossa produzione, un grande budget, una bella modella, certe volte tutto così organizzato, tutto così preciso che alla fine non ti puoi muovere tanto, no? Quindi non puoi improvvisare, devi per forza portare quel tipo di immagine perché è stata prodotta, è stata richiesta, è stata... Quando invece sei libero di fare quello puoi anche dire, vabbè, via il set, facciamo una bella foto classica su fondo grigio perché funziona di più il look, funziona di più la modella, questo, magari il set è pensato in un certo modo, poi magari non è realizzato bene, cioè, ci sono tanti cambi di programma che ti portano a cambiare completamente l'idea e tante volte ad avere un bellissimo risultato. Posso fare una domanda? Sì, grida che non ti sento. Grida per favore, non ti sì, sento. Sono tutte... domande di carattere, cioè sono curiosità di carattere pratico. Quando lavori sempre con produzioni diciamo molto care, sempre non so, Team Bob, sì. Tu hai fatto un set in colonne se non sbaglio per Team sì. Bob. Lì non c'era nessuna, c'era una produzione da 1000 lire. Ok, ma perché è il mio primo shooting. Quando tu organizzi ad esempio un set in una città, sì. Come gestisci tutte le persone che magari sono sul posto, tutte le persone sullo sfondo sono comparse, sono vestite, sono no, quello, studiate, quello oppure... No, quel servizio lì, vabbè, è un... quando vai in location per strada non puoi dire alla gente spostati, no? Quindi è tutto, comunque lavori anche magari in condizioni molto... No, no, sempre, sempre, sempre. Non mi è mai capitato di avere un set o una produzione, forse sì, una volta a Disneyland... ho avuto la possibilità con la produzione di Disneyland di chiudere le zone che dovevo fotografare, quindi avevo la gente che guardava qua,
quindi da questa parte non c'era nessuno, però avevo 5 minuti a foto, okay. 5 minuti per Pluto, 5 minuti per Topolino. Ecco, qua è, io ero con la macchina con l'obiettivo, la lente lunga, e chi c'era, c'era dietro. Sì. I lavori più difficili sono sempre questi in location, devi sempre un po'... devi essere veloce, devi essere attento, devi... sai, in location la luce cambia sempre, non puoi fare, sai... devi essere molto più veloce, più... non è come lo studio, che dici, ah, facciamo una pausa al caffè. No. In location non si va al bagno, in location non si mangia, in location non si fuma. Ritorno un attimo sul portfolio. Lo spot di Moschina invece ha girato tutto. Sì. Come è stato la prima volta che giro uno spot? Sì, ne ho fatti due per Moschino. Sì, mi piace fare dei video o degli spot pubblicitari. È completamente un approccio diverso alla fotografia. Però io cerco di farlo sempre come se stessi facendo un servizio fotografico. Un po' quello è il mio lavoro, quindi non è. Non ho le pretese di saper fare un film, cioè non sono un regista, ecco, sono un fotografo. Prego. Magari molte persone possono vedere nel viaggiare sempre dalla Valigia in mano, Los Angeles, New York, Parigi, l'aspetto positivo. No. Però a volte ci sono anche gli aspetti più negativi, che sono magari il distacco, il lontanarsi, anche solo lo stress. Come puoi avere vissuto? Allora, all'inizio sei sempre un po', quando inizi a viaggiare sei sempre un po' esaltato. Ah, che bello, oggi vado a New York, ah, domani vado a Parigi. Oggi dici un po', che palle andare lì, che palle andare là, non lo posso fare qui, aspetta, fammi chiedere se possono venire loro qui, perché dopo un po' ti stanchi, cioè è bellissimo. Però ora io ho 40 anni, quindi secondo me posso farlo ancora per un po' di anni, poi il tuo corpo non è che ce la fa a fare tutti questi sbattimenti, 9 ore, dopo torni indietro di altre 12 e poi dici aspetta, faccio uno shooting, torni a Milano, cambi la valigia, vai di nuovo, cioè è stressante, è emozionante, è bello, però dopo un po' secondo me non è... L'entusiasmo che ho all'inizio è completamente diverso da quello che ho oggi. Oggi cerco di ottimizzare le produzioni, cioè se vado a Los Angeles faccio almeno 5 shooting, non vado più per farne uno. Quindi quando so che vado di là, so che ci stanno arrivando questi altri lavori, cerco di metterli a ridosso di quella produzione lì, perché già è stato tutto organizzato, tutti i voli sono pagati, quindi produzioni più piccole che non hanno grandi budget li faccio venire là, quindi possiamo fare lì dei buoni lavori, io mi riposo. Sono lì 6 giorni, non c'ho il jet lag, perché andare 12 ore, fare uno shooting e tornare indietro è devastante. Quindi, o così. Ti ho risposto bene? Più o meno. No, perché allora ho capito male quello che no, mi avete detto. Perché secondo me la parte tecnica interessa, sì, giusto, dico proprio a livello umano. No, ma ti ho detto, cioè... Sì, cioè, no, ma con i rapporti con le altre persone, magari con quello soprattutto all'inizio, lasciare qua, cioè partire, non sapere quando torni, non riuscire a organizzare. No, non sapere quando torni, cioè, non mi è mai successo. Cioè. È tutto. Cioè, poi io dici oggi vado, ritorno tra 3 mesi. No. Vai, sai già che dopo 4 giorni devi ritornare perché hai un altro, da fare un altro lavoro. La tua vita più personale diventa difficile. No, la mia vita personale sì, è il mio compagno, il mio lavoro qua, i miei amici, quindi. Te ne devi fare una ragione, chi ti sta vicino se ne deve fare una ragione, cioè se vuoi fare questo lavoro devi sacrificarti, devi viaggiare, devi stancarti e poi devi ritornare indietro. Non si pensa che ci sia anche questa parte. No, c'è. Invece, logico, cioè sono una persona, un essere umano anch'io, no? Quindi sì, è... Sì, è così, no? Un po', cioè, se vuoi espanderti, se vuoi migliorare, se vuoi farti conoscere, se vuoi
vedere il tuo lavoro su diverse testate in tutto il mondo, devi fare così, non puoi pensare di essere un fotografo e vivere solo a Milano, cioè non, è un po' limitativo, ecco. Grazie, sapete che toccare un lembo del mantello di Porta Fortuna, per cui... Non avete altre domande? Io purtroppo ho parlato pochissimo perché non sono, a parte sono timido e mi vergogno, però non sono un professore, sono un fotografo, quindi il mio lavoro parla un po' con le immagini, quindi non è... ero anche abbastanza intimorito a venire qua, dicevo cazzo devo dire oggi lì, no, scusate la parola, però hai parlato fino adesso. Sì, però sai, rispondere alle domande è facile, è un piacere, poi è bello sempre parlare del lavoro di qualcun altro, andare in un posto e parlare di se stessi è un po' un non mi piace tanto, quindi mi fa piacere che avete fatto delle domande e mi ha fatto piacere rispondere. Hai rapporti con altri fotografi del processo di Milano? Sì, sì, sono amico di tanti fotografi. Sì, sì. Ero a Ibiza il weekend scorso a ballare con Mert e Marcus, che sono due grandi fotografi. Sì, sì. Sì, sì, ne conosco tanti. No, c'è posto per tutti. Se tu non sai fare una cosa, la sa fare un altro. Se hai vasta, quindi c'è posto per tutti. Basta essere... Basta trovare la propria strada e si arriva. Grazie.